Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, in questo video vi spiego come fare un bracciale ciambella, come questo, oppure come questo qua che vi avevo già fatto vedere. Diciamo che di tutorial su YouTube ce ne sono tantissimi. Non so se esiste in italiano, perché io comunque l'ho visto in inglese sicuramente. Comunque ve lo ripropongo io per farvi vedere anche come le fasi principali, diciamo, di questa lavorazione ed eventualmente anche la chiusura. Questo qua ancora non è terminato. Lo facciamo insieme. Allora, mi servirà del filo cerato, oppure potete usare della coda di topo, del filo che volete, piuttosto spesso, però ovviamente non usate il filo da cucito perché non ha senso. Avrò bisogno di tre lunghezze, anzi di due lunghezze, diciamo così. I due fili che andranno alle parti laterali, questo e questo, dovranno essere molto lunghi. Quanto lunghi? Più o meno deve essere il triplo della lunghezza totale del bracciale. Quindi, se noi poniamo il caso che il mio bracciale sia di 20 centimetri, più o meno, no? Più queste lunghezze, facciamo circa 25-30 centimetri, noi dovremo calcolare il triplo, quindi lo facciamo più o meno di un metro. Quindi il filo che mi trovo alla mia destra e alla mia sinistra, in questo caso sono questi, saranno di circa un metro. Il filo invece centrale, che metterò al centro, dico bene, dovrà essere solamente della lunghezza del bracciale, poco più della lunghezza del bracciale, perché sarà esattamente questo filo dove noi inseriremo le perle e dove noi andremo a fare, la chiusura. Inoltre, per eseguire la chiusura ci servirà dell'altro filo, questo a discrezione, a seconda che la chiusura la vogliamo così, la vogliamo più lunga, eccetera, eccetera. Vabbè, poi con l'esperienza saprete benissimo come fare a prendere meglio le misure. Per prima cosa vado a prendere quindi i miei tre fili. Ora qui nel video non vi faccio vedere, però insomma quello di mezzo eccolo qui. Gli altri invece continuano e sono molto più lunghi. Quello corto lo faccio. Diciamo, lo faccio uscire dal nodo, devo fare un nodo, lo faccio uscire un pochino dal nodo, lo faccio uscire solamente questo perché gli altri in realtà non mi servono. E quindi vado a fare un nodino per chiuderli tutti quanti. Poi alla fine andrò a rifinire, andrò a tagliare, eventualmente inserirò della colla oppure andrò a chiudere bruciando magari i fili se questi sono di un'altra composizione. Allora, questa è la nostra situazione. Questo filo lungo, tanto per intenderci, ci servirà per fare questa parte lunga. Quindi, una volta capito il meccanismo, poi è più facile, no? Ci servirà a fare questa parte qui, da qui fin qui. Ecco perché l'ho lasciato. Quindi, io prenderò i miei tre fili, il filo più corto andrà al centro. Un attimo che me li sistemo perché ok. Il filo più corto, che è questo, andrà al centro e gli altri due nella parte laterale. Come faccio ad eseguire questo bracciale? Allora dovrò fare dei semplici nodi definiti macramè. Come proseguo? Prendo il filo che sta alla mia sinistra e lo vado a mettere al di sopra del filo centrale. Vi faccio lo zoom o non ce n'è bisogno? Allora, lo vado a mettere al di sopra del filo centrale. L'altro filo sulla mia destra lo vado a mettere al di sopra di quest'ultimo, in questo modo. E lo faccio passare sempre quest'ultimo filo al di sotto del, diciamo, foro che si è creato tra i primi due fili. Un attimo che lo faccio passare e vi faccio vedere il passaggio. Così. Quindi il primo l'ho passato sopra il secondo, il terzo l'ho passato sopra al primo e l'ho infilato in questo foro. E vado a tirare la mia creazione. Si forma un piccolo nodo che al momento non ha nessunissimo senso.
A questo punto devo fare la procedura inversa, cioè questo filo che io mi ritrovo sulla mia sinistra in realtà non andrà più sopra al secondo filo, bensì andrà sotto. Quindi lo facciamo passare sotto. Il terzo filo lo facciamo passare sotto al secondo e nello stesso tempo, sempre quest'ultimo filo, il terzo filo, lo facciamo passare nel foro che si è creato dai primi due, però dalla parte superiore. Ora direte, è un bel casino. In realtà, una volta che viene imparato il meccanismo, è davvero molto semplice. Ecco che si è fatto il secondo nodo. Se lo avvicino non si vede, se vi faccio lo zoom forse si vede. Mi ritrovo in questa situazione. Si inizia a intravedere la mia lavorazione al macramè. A questo punto dobbiamo procedere sempre in senso inverso, quindi il primo filo lo passo sopra al secondo, il terzo lo passo sopra al primo e lo faccio passare da sotto il foro formato dai primi due. Così. E vado a tirare bene bene. Vedete che il filo centrale rimane sempre lì, cioè non fa niente praticamente. E la mia lavorazione inizia a proseguire. Eccoci qua con un altro nodino. A questo punto questo filo era passato al di sopra, adesso lo dobbiamo far passare al di sotto, quindi sotto al secondo, sotto al primo, prendo sempre questo e lo faccio passare dentro questo foro, dalla parte di sopra. Eccomi qua. Allora, per capirci meglio, perché anche io ho avuto le mie difficoltà all'inizio, ho fatto questo piccolo giochino. Ogni volta che andavo a fare il mio nodino, recitavo una specie di filastrocca, tipo sopra, sopra e poi sotto, ad indicare che il primo filo lo dovevo far passare sopra il secondo, il terzo sopra al primo e poi il filo andava inserito dalla parte di sotto dentro al foro. Quindi sopra, sopra, sotto. E ho fatto il mio nodino. A questo punto devo procedere in senso inverso. Quindi sotto, sotto e poi sopra. Per indicare che il primo filo lo faccio passare sotto al secondo, l'ultimo lo faccio passare sotto al primo e il filo lo vado ad inserire nel foro dalla parte però di sopra, quindi sotto, sotto, sopra. Quindi andrò a procedere sempre in questo modo, facendo questo piccolo giochino e dicendomi sopra, sopra, sotto, 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 sopra. Perché verrà in senso, diciamo, alternato. Ora, un altro problema che si è creato nel momento in cui io facevo questo bracciale era: se suonano alla porta, io devo lasciare questo bracciale così, in questo stato, a questo punto. Se devo scappare in bagno, se è successo qualcosa o mi sono stancato e lo voglio riprendere il giorno dopo. Ora, come faccio a sapere, arrivati a questo punto, da dove io devo ricominciare? Devo fare sopra, sopra, sotto o sotto, sotto, sopra? E quindi era un dramma. Allora, ho imparato, guardando la mia lavorazione, che vi faccio vedere con un ago se riesco. Questo è l'ultimo nodo che abbiamo fatto. Questo è l'ultimo nodo che abbiamo fatto. Vedete che questo filo, non lo so se si vede, questo filo sulla mia sinistra sta uscendo al di sotto di questo, diciamo, accavallamento di questo nodo. Perché non si vede? Questo sta uscendo al di sopra, questo sta uscendo al di sotto. Ora noi per iniziare inizieremo sempre da questo sulla sinistra. Se il filo sta uscendo dalla parte di sotto a questo accavallamento, a questo nodo, noi dovremo iniziare la sequenza dicendoci sopra, sopra, sotto, quindi facendo passare il filo
dalla parte di sopra, l'ultimo sempre dalla parte di sopra ed inserire il mio filino nel foro dalla parte di sotto. Ed eccomi qua con il mio nodino. La stessa cosa avviene se il mio filo, se la lavorazione, insomma, me la trovo in questo stato, se il filo esce dalla parte di sopra dal mio nodo. Vedete? Il filo sta uscendo, diciamo, all'insù, invece questo sta uscendo all'ingiù, sotto all'accavallamento. Se esce da sopra, io dovrò canticchiare la mia filastrocca al contrario e quindi farò sotto, sotto e sopra per poter fare il mio nodo. E tiro bene bene. Ricordatevi, il filo di mezzo non si tocca mai. Rimane solamente lì per inserire eventuali perle oppure la chiusura. Ora, spero che questo procedimento sia chiaro e spero che ve l'abbia spiegato. Insomma, io ve l'ho spiegato per come lo faccio io, perché mi sono dovuta architettare qualcosa per capire il meccanismo, perché se non riesco a capire il meccanismo non so fare nulla in automatico. Quindi questa è la semplice sequenza al macramè. A questo punto, se noi vogliamo inserire, per dire, una perla, abbiamo fatto un tot di giri, eccetera. Ora vi spiegherò solamente come inserire la perla, non lo faremo tutto quanto il bracciale. Vado ad inserire una perla nel filo centrale, in questo. Mi raccomando, scegliete una perla con il foro abbastanza largo perché il filo cerato è molto doppio. Quindi io praticamente ho avuto dei problemi seri ad inserire delle perle con il foro piuttosto stretto. Una volta inserita la perla, dovrò proseguire a fare i miei nodini. Dove? Una volta terminata la perla, quindi qui andrò a fare il mio nodino. Come procedo? Sto uscendo con il filo dalla parte di sotto, perché vedete, questo è l'accavallamento dalla parte di sotto, e quindi farò sopra, un attimo che disizoomo, sopra, sopra e sotto. Tolgo l'editina e vi faccio vedere il nodo. Eccomi qua. Vado a chiuderlo bene bene intorno alla perla, quindi lo mantengo piuttosto largo, diciamo così, non vado a stringere perché altrimenti esce un casino. Lo mantengo piuttosto largo e proseguo la mia lavorazione. Sotto, sotto, sopra. E ho fatto un altro nodino. A questo punto posso decidere di proseguire, tipo mi conto 10 nodini e poi inserisco una perla, oppure me ne conto due o non me ne conto proprio nessuno e finisco il bracciale in questo modo. E decido io, insomma, il disegnino da effettuare sul bracciale. Ora vi faccio vedere la chiusura. Come effettuare una chiusura. Questo era, mi sa, un bracciale che avevo cominciato ma non terminato. La chiusura, una volta arrivati a questo punto, ho fatto il nodo, ho proseguito. Una volta arrivati alla fine, faccio un eventuale altro nodo. Quindi avrò due estremità, il filo centrale che esce sia da una parte che dall'altra. A questo punto, questi due fili li devo unire tra di loro in questo modo, come se fosse un bracciale. Così. E qui in questa situazione devo creare un'altra chiusura al macramè. Come? Vado a prendere un filo che non deve essere necessariamente lungo. Io l'ho preso di una media misura, di un 20 centimetri più o meno. E vado a cominciare a fare la stessa lavorazione, la stessa identica che vi ho spiegato finora. Esattamente tenendo al centro però questi due fili e non più uno. Quindi vado a passare il filo, in questo caso l'ho passato dalla parte di sotto, Vedete, l'ho passato sotto a tutti e due i fili. Quindi comincio a fare il mio nodino. Il primo sarà un po' più difficile, poi sarà più semplice. Quindi sopra, sopra e passo sotto.
con la videocamera è un bordello, però ce la farò. Eccomi qua, un attimo che vi sistemo così vi faccio vedere. Questa è la mia chiusura e questo è il mio primo nodo. Vado a tirare bene bene. I miei fili li mantengo paralleli. E ho fatto il mio primo nodino. A questo punto proseguo in senso inverso, quindi sotto, sotto, sopra. Devo fare una lavorazione al macramè esattamente come vi ho spiegato fino ad ora, però tenendo al centro i due fili. Mi raccomando, teneteli sempre paralleli in modo che poi andare a tirare uno oppure l'altro sarà per voi semplice, perché altrimenti se si accavallano poi la lavorazione esce sempre, però non esce bene. A questo punto il mio filo esce dalla parte di sotto, quindi andrò a procedere facendo sopra, sopra, sotto. Ora farò qualche altro giro. E poi vi farò vedere la chiusura terminata, così non vi faccio perdere tempo a guardare, insomma, sempre lo stesso passaggio, perché è sempre quello. Ok, arrivato a questo punto, vado a tagliare i miei fili in eccesso di questa parte. Mi raccomando, non tagliate i fili del bracciale, perché sennò avete fatto un macello. Se volete eventualmente contare come si contano i nodi, esattamente dove vedete gli accavallamenti, non so come dire, questi piccoli archetti. Quindi se voi dovete contare, non lo so, faccio 5 archetti e poi inserisco una perla, andrete a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anzi vi faccio vedere con l'ago perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questi così si contano i vari giri e quindi poi potrete fare eventualmente un disegno geometrico. A questo punto vado a tagliare queste parti, le taglio un pochino più lunghe perché poi io le farò con la colla. Quindi il mio bracciale è terminato. Vedete che se tiro una o l'altra, il mio bracciale si chiude. Invece per aprirlo basta semplicemente tirare questa oppure questa. Qui inserirò delle altre perle e poi farò il nodino, potete lasciarlo così, fare dei semplici nodi, non lo so, vi potete sbizzarrire in tantissimi modi. Potete utilizzare anche del cotone differente, potete utilizzare un cotone diverso dentro invece lasciarlo uguali fuori, avrà un'altra, si vedrà, si intravedrà, diciamo, dai vari nodini il colore di sotto. Insomma, sbizzarritevi. Come al solito, fatemi vedere i vostri lavori, ditemi come vi trovate e niente, ci vediamo al prossimo video. Spero che tutto vi sia stato chiaro. Un bacione a tutti quanti, ciao ciao.